Siamo nel pre-gara di Camerino Sarnano, semifinale playoff del girone F di seconda categoria. Abbiamo avuto l'opportunità di ascoltare gli stati d'animo dei due presidenti delle società prima dell'inizio del match. È una partita importante che non bisogna sbagliare, non bisogna anche dimenticare che abbiamo fatto un giorno di ritorno strepitoso, la squadra sta bene, però è sempre una partita secca. E gli imprevisti ci possono essere sempre. Sì, è molto importante, è per il secondo anno che siamo arrivati a questo traguardo, che per un paese come Sarnano è un vanto sicuramente, che abbiamo tanti ragazzi del posto che giocano, quindi vediamo un attimino, certo, siamo arrivati qua, abbiamo perso qualche battuta in ultimo, se no potevamo arrivare secondi e magari fare i playoff a casa, però vabbè, è una partita secca, per cui voglio dire, le squadre penso che si equivalgono, per cui vinca il migliore. Formazioni che stanno prendendo posto nelle rispettive metà campo. Il Camerino in completa tenuta rossa si schiera con un 4-1-4-1 che vede Marsili tra i pali, Perzello, Gobbi, Onesini, Parrini, Bevilacqua, Di Modica, Rossi, Belfiori, Remigi e Morico. In panchina il secondo portiere Mastrocola, poi Dominici, Gentilucci, Palazzi, Moriconi, Ramadori e Marucci. Allenatore è Giulio Gagliardi. Dall'altra parte in completa tenuta blu c'è il Sarnano che vede Mandozzi tra i pali, poi Pallotta, Testa, Girolami, Molinas, Tassi, Guglielmi, Trobbiani, Pettinari, Fantegrossi e De Angelis. A disposizione in panchina il secondo portiere Pennesi, poi ci sono Bruschi, Funari, Zega, Birrozzi, Cartucci e Moretti. Allenatore è Claudio Eleuteri. Dirige l'incontro il signor Giovannini di Ascoli Piceno, che è coadiuvato dai collaboratori Rossi di Iesi e Bara di Macerata. Di fronte a un ottimo pubblico che ha gremito gli spalti del Livio Luzzi, partita che inizia in modo molto equilibrato, molto tattico, squadre guardinghe, pesa un po' anche la pressione psicologica di una partita così importante. Per la prima azione degna di nota dobbiamo arrivare al minuto numero 14, una punizione dalla fascia destra eseguita dallo specialista Girolami, palla lunga a spiovere verso il secondo palo dove va a saltare Tassi, il difensore centrale proiettatosi in avanti, che manda di poco a lato. Il Camerino prova a manovrare e si fa vedere al 19° minuto con una puntata di destro dal limite di Belfiore. Il tiro però è poco potente, centrale, comoda presa di Mandozzi che non corre alcun pericolo. Al 25° minuto arriva il primo giallo del match ed è per il capitano del Camerino Onesini. Al 36° minuto secondo giallo ancora per un giocatore del Camerino, si tratta del centrale Parrini che viene ammonito dopo una entrata abbastanza dura a centrocampo. Dobbiamo così andare al secondo tempo dove sicuramente si vede un'altra partita, squadre più libere mentalmente cercano di affrontarsi a viso aperto. Secondo episodio dubbio a centrocampo, uno scontro duro tra Trobbiani e Perzello. Quest'ultimo ha un accenno di reazione e va a colpire l'avversario. Il direttore di gara non prende nessuna decisione pesante ai fini dell'incontro e quindi un cartellino giallo a testa e si riprende a giocare. Al 5° minuto, prima grossa occasione della partita. C'è una girata di Pettinari dal limite, il pallone non viene colpito benissimo e termina largo. All'11° il Camerino recupera palla a centrocampo nella precisione con Morico che scatta centralmente, affonda, arriva in prossimità dell'area di rigore, poi allarga sulla destra per Di Modica. Il numero 7 del Camerino si allarga e poi va a colpire in diagonale con il destro, ottima la risposta di Mandozzi, poi sul pallone che ballonzola davanti alla porta un difensore del Sarnano rinvia in calcio d'angolo. Al 22° minuto poi l'incontro si sblocca e arriva il gol decisivo che darà il successo al Camerino. Rossi ha la palla a centrocampo, poi effettua un passaggio in profondità lungo la dorsale destra, scatta Di Modica che entra in area, entra in contatto con un avversario che finisce a terra, l'arbitro non interviene, lascia giocare e Di Modica poi si presenta solo davanti a Mandozzi e lo supera con un preciso tocco, nulla da fare per il portiere ospite, Camerino in vantaggio. Al 25° minuto cerca la replica il Sarnano con il centravanti Pettinari che in mischia in aria riesce a girarsi bene, poi effettua un raso terra che Marsili
molto attento, riesce a bloccare accanto al palo di sinistra. Nel resto del match non succede nulla di particolarmente rilevante, il tema tattico dell'incontro è scontato, Sarnano tutto proteso in avanti alla ricerca del pareggio che porterebbe la formazione di Eleuteri ai supplementari. Il Camerino è molto attento, si chiude bene dietro, fa buona guardia a Marsili, riesce a resistere ai tentativi, agli assalti del Sarnano anche nei 7 minuti di recupero, però il Sarnano alla fine si deve arrendere. Il Camerino festeggia un importante risultato, Camerino quindi batte Sarnano 1-0, Camerino che va in finale playoff e la giocherà in casa nel derby contro la Folgore Castelremondo. Il Sarnano invece interrompe la propria bella avventura in campionato, ma lo fa a testa alta e con l'onore delle armi. Andiamo ora ad ascoltare i protagonisti della partita Camerino-Sarnano, per la precisione i due tecnici, Giulio Gagliardi del Camerino e Claudio Eleuteri del Sarnano. Siamo con Claudio Eleuteri, tecnico del Sarnano, che esce sconfitto da questa semifinale playoff qui a Camerino. Resta ovviamente l'ottimo torneo del Sarnano. Chiedo a mister Eleuteri se oggi c'è qualche rammarico su questa partita. Ma era una partita, comunque come tutte le partite dei playoff, abbastanza, con le squadre abbastanza contratte, non è che c'erano state grosse occasioni. E poi ecco, abbiamo preso questo gol, secondo noi viziato da un fallo, perché il difensore era davanti e proteggeva la palla in area, però il Camerino comunque ha giocato un'ottima partita, poi non siamo riusciti a pareggiare e direi che hanno vinto anche meritatamente, insomma, ecco, non è che vorrei rivedere, visto che c'erano le telecamere, anche se non siamo abituati, l'azione, perché mi dicono i ragazzi anche dalla panchina è sembrato un fallo netto, quindi un po' il rammarico c'è per questo, ecco. Secondo noi era una partita che poteva rimanere sul pari, però poi sbloccata è stato difficile diciamo riuscire a pareggiare. Ecco. Approfitto io di fare una domanda magari sul rammarico delle defezioni importanti, non ultima quella di Tamburi, sicuramente ha pesato nell'economia della partita, anche perché secondo me poi tirando le somme magari proprio gli attaccanti sono stati magari decisivi per risolvere il match. Beh sì, adesso diciamo che mettere le scuse sarebbe troppo facile, perché abbiamo avuto una stagione veramente incredibile, falcidiata di infortuni, penso che ogni giocatore ha avuto un infortunio diciamo abbastanza serio della rosa. Poi chiaramente 2 giorni prima comunque il capocannoniere della squadra, quindi un ragazzo che aveva fatto benissimo, ha avuto un infortunio tra l'altro al lavoro, neanche in allenamento, quindi diciamo che sicuramente non era il nostro anno da questo punto di vista, e con altri attaccanti non al meglio sicuramente avrebbe tagliato le gambe a chiunque, ecco. Però comunque non è che mi appello a questo, sicuramente potevamo fare meglio anche oggi. Più che altro il rammarico forse è anche per l'ultima di campionato che abbiamo perso qui a Camerino, perdendo anche il terzo posto, forse è stato anche quello, la possibilità di giocare in casa eccetera, quindi ce le metterei tutte e due le partite, però siamo comunque soddisfatti, abbiamo fatto un'ottima stagione. Io l'ho spesso detto, abbiamo cambiato molto, sono andati via dei ragazzi che l'anno scorso avevano fatto molto bene e quindi era un po' una scommessa, siamo riusciti a fare lo stesso cambiamento dell'anno scorso, quindi il rammarico c'è, però siamo comunque soddisfatti della stagione che abbiamo fatto. Gagliardi, tecnico del Camerino. Diciamo il tecnico soddisfatto ovviamente per il risultato, il Camerino vince 1-0 sul Sarnano, va in finale playoff. Un commento innanzitutto sulla partita, primo tempo bruttino, poi il secondo si è visto più calcio, anche, è rimasto sempre un certo agonismo, comunque penso che sarai sicuramente soddisfatto. Sì, sono soddisfattissimo, i ragazzi erano tesi, non riuscivano a giocare e noi abbiamo fatto difficoltà. Dopo il secondo tempo un po' più siamo andati meglio, però loro ancora non sono abituati. Io spero che questa partita gli serva per dimostrare che hanno le qualità e basta loro la tranquillità, loro sanno giocare a calcio, devono giocare a calcio e potremo fare bene anche più avanti. Un'altra domanda al volo per Giulio, ora buttiamo un occhio già alla finale, giocherete in casa contro la Folgore Castelremondo, ovviamente un derby, un commento su questo. Io sono felice perché riporta due squadre che meritano categorie più superiori anche del passato, c'è una bella visibilità, ci giochiamo la finale dei playoff,
Io sono contentissimo perché la squadra di Castelremondo comunque è una squadra organizzata, corre, lottano, noi non saremo da meno e il campo dirà chi è più bravo, comunque ne sono veramente felice. Complimenti al camerino, ringraziamo Giulio Gagliardi, tecnico Camerte.